Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti. Che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 28 marzo 1922. Continuando il mio solito stato, stavo tutta fondendomi nel santo volere del mio amabile Gesù e lui mi ha detto: Figlia del mio volere, se sapessi i portenti, i prodigi che succedono quando ti fondi nel mio volere, tu ne resteresti stupita. Senti un po', tutto ciò che io feci sulla terra sta in continua attitudine di darsi all'uomo facendogli corona. I miei pensieri formano corona intorno all'intelligenza della creatura, le mie parole, le mie opere, i miei passi, eccetera, formano corona intorno alle parole, alle opere e passi loro, affinché intrecciando le cose loro con le mie, possa dire al mio celeste Padre che l'operato loro è come il mio. Ora, chi prende questa mia attitudine continua? Chi si fa intrecciare dal mio operato con cui coronai tutta romana famiglia? Chi vive nel mio volere? Come tu fondevi i tuoi pensieri nel mio volere? I miei pensieri che ti facevano corona sentivano l'eco dei miei nella tua mente. E immedesimandosi insieme coi tuoi, moltiplicavano i tuoi coi miei. E formavo doppia corona intorno all'intelligenza umana. Ed il mio padre riceveva non solo da me, ma anche da te la gloria divina da parte di tutte le intelligenze create, e così delle parole e di tutto il resto.
e non solo da parte delle creature. Il Padre riscuote questa gloria divina, ma da parte di tutte le altre cose create, perché tutte le cose furono create per far correre continuo amore verso l'uomo, e l'uomo per giustizia dovrebbe dare in ogni cosa creata e per ogni cosa creata omaggio, amore al suo creatore. Ora, chi supplisce a ciò? Chi fa suo quel fiat per cui tutte le cose furono fatte, per diffondere su un omaggio, per diffondere su tutto un omaggio, un'adorazione, un amore divino al suo creatore? Chi vive nel mio volere? Quasi ad ogni sua parola fa suo quel fiat onnipotente. L'eco del fiat eterno fa eco nel suo fiat divino in cui vive. E si diffonde e corre e vola, e ad ogni cosa creata vi imprime un altro fiat. E ridona al suo creatore l'omaggio, l'amore da lui voluto. Questo io feci quando stetti sulla terra. Non ci fu cosa per cui io non ricambiai al mio divin padre da parte di tutte le creature. Ora lo fa, lo voglio, lo aspetto da chi vive nel mio volere. Se tu vedessi com'è bello vedere in ogni tremolio di stelle, in ogni goccia di luce del sole la gloria mia, il mio amore, la mia profonda adorazione unita alla tua. Oh, come corre, vola sulle ali dei venti, riempiendo tutta l'atmosfera. Percorre le acque del mare, si poggia in ogni pianta, in ogni fiore, si moltiplica ad ogni moto. È una voce che fa eco su tutto e dice: amore, gloria, adorazione al mio creatore. Perciò chi vive nella mia volontà è l'eco della mia voce, la ripetitrice della mia vita, la perfetta gloria della mia creazione. Come non devo amarla? Come non devo dare a lei tutto ciò che dovrei dare a tutte le altre creature insieme e farla primeggiare su tutto? Ah, il mio amore si troverebbe alle strette se ciò non facessi. Bene, forse è opportuno fermarsi, nonostante che il testo non sia particolarmente prolisso, ma è particolarmente importante, certamente è una variante sul tema, però richiama un pochino la nostra attenzione, la nostra memoria, la nostra considerazione, l'importanza del vivere nella divina volontà, qui in particolare. Gesù accenna al fondersi nel divin volere. Ed inizia esordendo con questa esclamazione: se sapessi i portenti, i prodigi che succedono quando diffondi il mio volere, tu ne resteresti stupita. Frase che rivolge a Luisa, che aveva esordito dicendo: continuando il mio solito stato, stavo tutta fondendomi nel santo volere del mio amabile Gesù. Questo ci fa comprendere innanzitutto che neanche Luisa, pur con tutta la portata delle sue esperienze soprannaturali e straordinarie, si rendeva conto di quello che accadeva in quelle particolari operazioni, che sono appunto le fusioni, i giri e gli atti fatti nella divina volontà. Altrimenti Gesù non le direbbe: se sapessi i portenti, i prodigi che succedono quando diffondi il mio volere, ne resteresti stupita. E di nuovo dà quella grande spiegazione che però deve essere sempre chiara, che è fondamentalmente la rivelazione, e questo è uno dei punti fondamentali della vita nella divina volontà, di ciò che Gesù ha fatto per noi quando era sulla terra, in particolare come la sua divinità
operava attraverso la sua umanità. E Gesù è stato, come dire, l'uomo con la U maiuscola, e attraverso l'unione ipostatica che ha realizzato di una vera natura umana creata nel grembo della Vergine Maria, la sua persona divina, si è costituito, diciamo così, presso il Padre, rappresentante universale del genere umano, rappresentante ma anche riparatore e anche, oltre che redentore, cioè tutto ciò che gli uomini devono all'Altissimo per ragioni, spiega Gesù, di giustizia, non per ragioni d'amore. Tutto quello che gli uomini devono dare a Dio in adorazione, in amore, in lode, in gloria, in benedizione. E questo in tutto ciò che fanno, che pensano, che sono, che dicono, che operano, lo ha fatto Lui per tutti e per ciascuno. E non era intento mai ad altro che a fare questo. Significa che la Santissima Trinità ha potuto vedere, certamente nel sostituto vicario, diciamo così, dell'umanità, che è appunto nostro Signore Gesù Cristo, in ogni creatura il ricambio di amore, di adorazione e di gloria che questa, per tutto quello che ha ricevuto da Dio stesso con la creazione di sé, di tutte le cose belle che Dio ha fatto per lei, gli avrebbe dovuto dare e non gli ha dato. Questo è un punto fondamentale di questi scritti. Quando Gesù dice: tutto ciò che io feci sulla terra sta in continua attitudine di darsi all'uomo facendogli corona. Ma tutto questo Gesù lo ha fatto perché? Allora, da un lato perché da un punto di vista oggettivo, anche se la creatura non ne beneficerà, diciamo, non lo sfrutterà, non lo farà suo, comunque, da un punto di vista oggettivo, a Dio è stato dato quello che gli doveva essere dato. Per cui, facendo un esempio facilmente comprensibile, anche se un'anima andasse dannata, che certamente non è il motivo per cui Dio l'ha creata, certamente non è questo. Dio non ha creato nessuno per la dannazione. Ma la dannazione non è altro che la conseguenza ultima di una vita di no ininterrotti, detti a Dio costantemente, consapevolmente, senza pentimento e fino alla fine. Questo è possibile per la reale libertà che hanno le creature, ma questo certamente non era quello che Dio voleva per quella creatura. Ci fu a suo tempo Giovanni Calvino, che poverino è però fuori dell'ortodossia, o se si preferisce un termine più brutale, eretico, che diceva che Dio predestina alcuni alla gloria e altri alla condanna, perché siccome nulla sfugge alla sua volontà, se qualcuno è dannato vuol dire che questa è volontà di Dio. La Chiesa ha sempre preso le distanze da questa posizione, che è assolutamente inaccettabile e che urta contro quello che San Paolo chiaramente scrive nella lettera a Timoteo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Questa è la volontà di Dio, diciamo così, positiva, propositiva, intenzionale, chiamiamola come vogliamo. Le anime vanno dannate per volontà divina permissiva, d'accordo? Perché è dipendente questa possibilità dal fatto che Dio, avendo creato realmente libere le creature, come dire, si è assunto il rischio della libertà, perché se la libertà è reale, deve essere purtroppo aperta anche a questo, altrimenti non sarebbe reale, sarebbe apparente, sarebbe immaginaria. Mentre il libero arbitrio è altra cosa che i cari fratelli della Riforma hanno messo in discussione dietro Martin Lutero, è un fatto realissimo. È il fatto più decisivo della nostra esistenza. E questi scritti, come sappiamo, esaltano questa dimensione fondamentale dell'uomo e la esaltano in chiave, diciamo così, serenamente, ma anche seriamente,
responsabilizzante. Non possiamo noi andare ad attribuire a Dio la causa della nostra rovina, né dei nostri fallimenti, né delle cose che non vanno in noi. Perché come la Chiesa saggiamente ci ammonisce ogni volta che entriamo e ci apprestiamo ad una celebrazione liturgica, la colpa è sempre la nostra. Non è colpa di Dio. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ora, quindi, passo indietro, stavamo dicendo. Da un lato Gesù, da un punto di vista oggettivo, ha fatto per ogni creatura quello che andava fatto e quello che Dio si aspettava e voleva per giustizia che quella creatura facesse. Questo l'ha già fatto nostro Signore. Ora, il fatto che lui lo abbia fatto da un punto di vista oggettivo, come dire, giova ai diritti di Dio, chiamiamoli così, ma non alla creatura. Se la creatura non beneficia, non fa proprio questa operazione che Gesù ha fatto. Allora Gesù dice, ogni creatura, intorno alla sua mente e ai suoi pensieri, ha i miei, che formano corona intorno alla sua intelligenza. Noi di questo non ne abbiamo percezione sensibile, ma è così. Ancora, le mie parole fanno corona alle sue parole, le mie opere alle sue opere, i miei passi ai suoi passi. Qual è lo step che manca? Chi prende questa mia attitudine continua? Chi si fa intrecciare dal mio operato con cui coronai tutta l'umana famiglia? Chi vive nel mio volere, dice Gesù. Cosa vuol dire fondersi? Vuol dire che ci sono due passi, quelli che faccio io e quelli che ha fatto Gesù, e di questi due passi io faccio i miei suoi, per cui i miei suoi diventano un solo passo. Le mie parole io faccio sue le mie e diventano una sola parola. Chi si fa intrecciare dal mio operato con cui coronai tutta l'umana famiglia? Chi vive nel mio volere. Ecco l'importanza, per esempio, degli atti di fusione, no? Penso che chi ascolta queste meditazioni saprà, ecco, che in contemporanea con la data in cui questa insomma viene fatta e che sarà online già come sempre oggi, sto facendo da un pochino di tempo un ciclo di catechesi che proprio approfondisce questa dimensione fondamentale del fondersi nel divin volere. E più si fa questa operazione, meglio è. Ieri abbiamo sentito Gesù. Quanti atti fai nella divina volontà? 10, 20, 100, 1000? Tanto hai moltiplicato me e i miei atti in giro per tutte le creature. Allora, che cosa succede? L'effetto di questa operazione è duplice. Una è ovviamente a beneficio di chi la compie. Come tu fondevi i tuoi pensieri nel mio volere, i miei pensieri che ti facevano corona sentivano l'eco dei miei nella tua mente. Quindi questa è una cosa che anzitutto dà grandissima gioia a Gesù, ma non solo. Immedesimandosi, Gesù continua, i miei con i tuoi moltiplicavano i tuoi con i miei. E formavo doppia corona intorno all'intelligenza umana. Attenzione, cioè, Gesù sta dicendo che, anche se non ce ne rendiamo conto, intorno ai miei pensieri, per esempio, ci sono i suoi, ma ci sono sicuramente anche quelli che Luisa ha compiuto fondendosi nella divina volontà. Quindi ci sono i suoi, diciamo, personali di Gesù, compiuti quando era sulla terra. E poi ci sono quelli che Luisa, quando era sulla terra, ha compiuto nel divin volere. E ci sono anche, chi lo sa quanti altri, quante anime stanno
fondendosi con i pensieri di Gesù, o si sono fusi, o si fonderanno. Vedete però avete visto, no? Le orbite dei pianeti che girano intorno al Sole. Immaginiamo che la nostra mente fosse il Sole, parliamo dei pensieri. Chi lo sa quante orbite ci girano intorno alla nostra testolina, no? E se noi operiamo in questo modo, ci mettiamo anche un'altra orbita per noi e per tutti. E questo a che serve? Serve al fatto che mio padre riceveva non solo da me, ma anche da te la gloria divina da parte di tutte le intelligenze create. Ecco perché la vita nella divina volontà è una vita divina, perché è un'elevazione a continuare a compiere, anche se non ce ne rendiamo conto, non siamo come lui, esattamente ciò che Gesù faceva sulla terra, che è una grande, come dire, occupazione. Dare a Dio non soltanto da parte di noi stessi, questa è la santità, cioè quando una persona sceglie di diventare santo, dice va bene, io voglio dare a Dio, voglio vivere per dare gloria a Dio, no? Ad maiorem Dei gloria, il motto dei gesuiti. E quindi mi impegnerò, ma certamente questa cosa riguarda me, d'accordo? Perché la scelta del cammino della santità la faccio io e riguarda la gloria che io posso dare a Dio, no? Se noi non sapessimo queste cose, vedo un peccatore, io che ci posso fare? Posso pregare per la sua conversione, ma non è che posso dare a Dio quello che gli deve lui. Allora, questo certamente in un certo senso rimane vero, ma c'è un altro senso. Perché io posso, nella divina volontà, rendermi suo sostituto vicario e dare a Dio, grazie a quello che ha operato Gesù, che io faccio mio, quello che lui non gli sta dando. È certo che se lui non si convertirà e non farà sue a sua volta queste cose, in paradiso non ci va, ma attraverso questo gesto riceverà un ulteriore aiuto, perché la sua coscienza e il suo cuore si possa muovere e convertirsi. Mio padre così riceve non solo da me, ma anche da te la gloria divina da parte di tutte le intelligenze create, e così delle parole e di tutto il resto. Attenzione, e non solo da parte delle creature, sottinteso le creature intelligenti, non gli esseri umani, il padre riscuote questa gloria divina, ma da parte di tutte le altre cose create. Perché tutte le cose furono create per far correre un continuo amore verso l'uomo, tutte, nessuna esclusa, anche le pietre, anche gli esseri inanimati. Questa è un'altra cosa che più richiamiamo alla memoria meglio è, perché la vita nella divina volontà è un fare il pieno ogni giorno, qualunque cosa succeda, poi non è nelle vicende esistenziali della nostra vita, è fare il pieno ogni giorno di amore di Dio. Qualunque cosa stia succedendo oggi, d'accordo? Qualunque tribolazione stia vivendo, qualunque preoccupazione mi porti dietro, qualunque anche angoscia, pensiamo a qualunque cosa. Il sole stamattina sorge, se mi affaccio alla finestra, sento un posto, sento gli uccelli che cantano, vedo le piante, e se c'è un animale in casa lo vedo. Ecco, tutta questa roba qui. Qualunque cosa stia accadendo, sono sempre ti amo che Dio mi sta mettendo dinanzi. E questi ce li avrò sempre, ce li avrò. Ce li avremo sempre. Tutte le cose furono create per far correre continuo amore verso l'uomo. E uno dei divini compiti e santi compiti della vita nella divina volontà, per questo che noi non possiamo mai essere. Ecco perché non è possibile essere infelici, non possiamo mai cadere nel pessimismo, nella disperazione, nel vedere tutto nero, nell'angustiarsi, non è possibile. Questo non significa che non ci siano dei problemi, a volte anche grossi, delle situazioni gravi, sgradevoli, spiacevoli, difficili da affrontare, a volte molto difficili da affrontare, a volte che ci mettono in condizioni che veramente non sappiamo dove, come raccapezzarci, a che santo votarci. Va bene tutto, ma dentro tutto questo
rimane intatto il canto d'amore di Dio. Non parliamo poi, per esempio, per noi credenti, il canto d'amore folle che Gesù fa per noi, ce l'abbiamo ogni giorno nella Santa Messa, bisogna vedere chi lo vuole andare a prendere a sentire. Cioè, qualunque cosa stia succedendo, oggi ti puoi fare la comunione, per esempio. Oggi, se vuoi, puoi incontrare l'amore di Dio nella preghiera, se vuoi. Quindi, siccome tutte le cose furono create per far correre continuo amore verso l'uomo, e l'uomo per giustizia dovrebbe dare per ogni cosa creata amore al suo creatore, ora chi supplisce ciò? Perché la bilancia della giustizia è largamente pendente a nostro sfavore, perché gli uomini questo non lo fanno. Chi supplisce a ciò? Chi fa suo quel fiat per cui tutte le cose furono fatte? Perché diceva: gli altri non lo fanno, lo faccio io. Ma tu sei uno della razza umana, e tutti gli altri? Allora, nel fiat divino ripari e supplisci a tutti gli altri. E fai tuo quel fiat per cui tutte le cose furono fatte, per diffondere su tutto un omaggio, un'adorazione, un amore divino al tuo creatore. Cioè, noi non ci pensiamo a tante cose, no? Cioè, il mistero della vita, al termine della meditazione, cioè, dire: io ci sono, io sono vivo, noi sappiamo benissimo, insomma, no? Noi ci siamo e siamo vivi. Per esempio, perché sulla Terra ci sono le circostanze oggettivamente tali da rendere possibile la vita umana. Se non ci fosse la luce del sole non ci sarebbe la vita, ma se non ci fosse l'acqua, tutta l'acqua che c'è sul pianeta Terra, con tutte quante le sue arterie, il mare, i fiumi, gli uccelli, non ci sarebbe vita. Se non ci fosse che mentre io sto parlando, e chi sta ascoltando, comunque sta respirando, l'aria con la sua composizione ben precisa che ha nell'atmosfera terrestre, cioè serve essere laureati in chimica per ricordare queste cose. E noi non potremmo mica campare. Prova ad ammettere, poi andatene sott'acqua e rimanici per una giornata intera se sei capace. D'accordo? Oppure prova ad andare sulla Luna o anche sull'aereo, quindi a distanziarti un pochino dall'atmosfera terrestre senza tutti i sofisticati impianti di pressurizzazione, di cose che c'hanno. Vedi che succede? E chi ha messo questa condizione terrena tale che ti possa concedere la vita? E chi è che dentro ogni molecola di aria che respiro, dentro ogni atomo d'ossigeno, sta mettendo il ti amo a te? È Dio, eh. È Dio la sua volontà. Chi è che supplisce? Chi vive nel mio volere? Quasi ogni sua parola passo col fiato onnipotente. L'eco del fiat eterno fa eco nel suo fiat divino in cui vive, espressioni bellissime. Si diffonde, corre, vola e ad ogni cosa creata vi imprime un altro fiat e ridona al creatore l'omaggio, l'amore da lui voluto. Ecco qui la grande rivelazione. Questo io feci quando stetti sulla terra. Questa è una rivelazione. Che faceva Gesù quando stava a Nazareth, che nessuno sa niente di quegli anni nascosti? Questo faceva, questo sicuramente lo faceva. Sappiamo che sicuramente lavorava un po', avrà fatto qualche mobile, qualche letto, qualche sedia, qualche tavolo, ma soprattutto faceva questo. Non ci fu cosa per cui io non ricambiai il mio Divin Padre da parte di tutte le creature. Ora lo fa, lo voglio, lo aspetto, un'altra volta come ieri, eh? Lo voglio, lo pretendo, lo aspetto, era il titolo della meditazione di ieri. Ora lo fa, lo voglio, lo aspetto da chi vive nel mio volere. Gesù lo vuole e se l'aspetta. E poi di nuovo, così aveva cominciato e così termina, dice: tu non sei consapevole, resteresti stupita dei prodigi che succedono quando fai queste operazioni. E concludere ribadendolo: se tu vedessi com'è bello vedere in ogni tremolio di stelle
in ogni goccia di sole, di luce del sole, la gloria mia, il mio amore, la mia profonda adorazione unita alla tua. Bellissimo. E noi possiamo partecipare alle opere di Gesù. Tanta roba. È una voce che fa eco su tutto e dice amore, gloria, adorazione al mio creatore. Che è l'unica cosa che dovremmo dire a Dio dalla mattina alla sera. Nient'altro che questo. Perché tutte quante le altre cose, ripeto, sgradevoli, brutte, dipende che capitano in questa vita terrena e che sono conseguenze dei nostri peccati, sono sempre molto transeunte e molto accidentali. Riguardano questa vita di qua giù, purtroppo, dove noi abbiamo introdotto il veleno del male. Ma tutto passa. Questo passa. E invece l'amore infinito, la gloria infinita, l'adorazione infinita che noi dobbiamo rendere a Dio per tutti ti amo che ha messo e che per sempre esisteranno in tutto ciò che ha fatto per noi, non passeranno mai. Chi vive nella mia volontà è l'eco della mia voce, la ripetitrice della mia vita, cioè si ripete la stessa vita che Gesù ha fatto sulla terra. E la perfetta gloria della mia creazione. Cioè, come faccio a non amarla? Dice Gesù. Come non devo dare a lei tutto ciò che dovrei dare a tutte le altre creature insieme e farla primeggiare su tutto? Ecco perché ci sono doni, prodigi, portenti interminabili, perché cioè, è per forza che sia così. E ancora di più per forza che cioè, chi vive in questo modo sono pochissimi. E quindi le gioie che Gesù riceve, queste gioie gli vengono da creature non copiose nel numero. Ecco perché è tanto importante comprendere bene questi scritti e crescere, perché se ce ne fosse anche solo una in più, si fa un grande dono a Gesù, a parte che il più grande dono lo facciamo a noi stessi, questo sia sempre chiaro, ma si fa un gran regalo a Gesù e si fa un gran regalo, il più grande che si possa fare, a tutto il genere umano. Bene, stupende le cose che abbiamo ascoltato anche oggi. O Santa Vergine Maria, ecco, possano veramente scendere dentro di noi e in virtù di queste parole forti, che chiare, che Gesù ci ha rivolto, anche se abbiamo dovuto un pochino penetrarle e sviscerarle in questi giorni, che possano davvero moltiplicarsi i nostri atti continui nel divin volere, le nostre fusioni, i nostri giri, e quella visione sempre e comunque bella della vita, sempre, che deve caratterizzare chi vive nella divina volontà, non può non caratterizzare chi ha compreso e cerca di vivere cosa significa la potenza, la bellezza e la gloria del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave.